Nuovo capitolo della storia legato alle cause del decesso di Gian Guarino Cafasso, il pusher morto il 12 settembre in un albergo di Via Salaria. Ad ucciderlo sarebbe stata una dose letale di eroina, miscelata ad una sostanza che ha dato al mix il gusto di cocaina. Il sospetto degli investigatori è che chi ha fornito l'eroina sapesse degli effetti che avrebbe provocato. Una morte strana, perché un consumatore abituale di cocaina come Cafasso difficilmente può essere ingannato. Intanto della morte di Brenda e Cafasso ne ha parlato anche Nathalie nel corso della trasmissione Porta a Porta. La transessuale, che il 3 luglio scorso era presente al blitz dei carabinieri con Piero Marrazzo, ha detto che c'è qualcosa di strano. Non lo so, Cafasso non lo so, perché conosceva veramente, come aveva detto prima, però in giro, perché girano le voci, non lo sappiamo chi era. Su Brenda è un po' strano, perché la verità, diciamo la verità, avevano tante persone che, se veramente lei, qualcuno ha ammazzato lei, come dicono, non avevano anche delle trans che volevano fare così, perché lei, quando stava sobria, tutti quanto dicono che era brava. Quando si drogava, era embriaga, andava di transessuale a chiedere i soldi. Il giallo è solo all'inizio, ma molto si saprà dall'esame dei file presenti sul PC di Brenda. Giovanni Mirenna, Sky TG24.